a tutti e benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale. Oggi è il primo giorno di primavera e ho pensato di festeggiare con un video a tema, un video un po' diverso dal solito. Come avrete visto dal titolo, infatti oggi analizzeremo insieme le tendenze moda per la nuova stagione. Prima di cominciare però ci tengo a fare una piccola premessa dicendovi che, anche se suonerà strano, non sono particolarmente ossessionata dalle tendenze, dai trend. Non sono nemmeno un'avida fruitrice di riviste di moda. Onestamente non ricordo l'ultima volta in cui io ho acquistato di mia volontà una rivista di moda. Poi mi capita di sfogliarle quando le trovo a casa delle amiche, da mia madre, insomma quando mi capitano sotto mano, però non sono ossessionata dalle riviste di moda, così come non sono particolarmente ossessionata nemmeno dalle sfilate, che seguo ma senza grandissima partecipazione, il che vi sembrerà strano perché al tempo stesso sono invece una grandissima appassionata di abbigliamento, perché trovo che sia un ottimo modo, un modo creativo per dare spazio alla propria personalità, e quindi, pur facendo tantissimo shopping, di solito preferisco seguire il mio gusto personale piuttosto che partire seguendo un trend. Dopodiché, ça va sans dire, inevitabilmente finisco per cascare pie pari e a testa prima in un trend anche senza volerlo, perché diciamocelo, è inutile far finta che non sia così, ce le ritroveremo in tutte le salse, in maggiore o minore quantità, nei negozi per i prossimi mesi finché non ne potremo più, e finiremo inevitabilmente per innamorarci almeno di una delle tendenze per la nuova stagione, o perlomeno questo è quello che capita puntualmente a me. E allora quest'anno mi sono detta, ma perché non parto prima e per una volta nella vita non mi preparo? Cerco di capire quali sono i trend per questa primavera e estate, in modo, da una parte, da essere pronta e sapere cosa mi aspetta, ma anche da individuare quelli che sono più nelle mie corde e quelli che invece proprio niente. E così oggi ci apprestiamo proprio a fare questo lavoretto di fino. Ho fatto una breve, mediamente breve ricerca online per andare a individuare i maggiori trend, le maggiori tendenze per la primavera e estate, e andremo un po' a sviscerarli insieme per capire se sono nelle nostre corde, o perlomeno sono nelle mie corde, e se sì, come creare degli outfit ispirati proprio ai vari trend, o se al contrario non sono per niente nelle nostre corde, nelle mie corde, e per me è un grandissimo no. E quindi, per venirvi incontro, ho anche già selezionato tutta una serie di capi che avevo già nel guardaroba, con soltanto pochissime aggiunte di nuovi acquisti, per mettere insieme proprio degli outfit ispirati ai trend che ho pensato di poter seguire. Se voi siete pronti, io direi di cominciare. Mettetevi comodi, perché prevedo che sarà un video mediamente lungo. Prendetevi qualcosa da bere e partiamo con il primo trend che ho individuato per la nuova stagione. Dalla mia ricerca ho immediatamente individuato come trend per la primavera e estate 2019 i colori neutri, le tonalità del beige, le mille tonalità del beige, perché a quanto pare il beige ha mille tonalità, cosa che io ignoravo, i marroni, i bruciati, insomma tonalità naturali e neutre. Un trend, una tendenza che mi piace tantissimo, mi piace talmente tanto che in realtà già l'estate scorsa ero entrata un po' in fissa con i marroni e con i beige, e ho continuato ad avere questo amore viscerale per le tonalità più neutre anche durante l'autunno e l'inverno, e quindi ben venga che questo trend sia ancora molto molto up to date. E ho messo insieme tutta una serie di outfit ispirati appunto alle tonalità naturali, alle tonalità del beige e del marrone. Il primo prevede questa gonna che ho preso qualche mese fa da H&M, una gonna che in realtà è midi, arriva fino ai polpacci, che però io ho pensato di rendere un po' più fresca e un po' meno istituzionale indossandola come vestito, per dargli appunto questo tocco un po' diverso, ed ho pensato di abbinarla, mantenendomi fedele al tema dei neutri e dei colori tenui, con questa camicetta un po' frufru in questo color crema, di nuovo molto leggera, che va tra l'altro ad incorporare altri due trend della nuova stagione che mi piacciono molto: le manichine a sbuffo. Non c'è bisogno che vi dica niente, perché secondo me un po' lo sapete, io ho una passione per queste robe un po' frufru, e i fiocchi.
Sono finalmente di nuovo di moda i fiocchi, la mia grandissima passione, credo dal 1980, non so, però una mia grande passione, mettiamola così. E infatti, per mia fortuna, avevo già in guardaroba un sacco di capi con fiocchi. Aspettatevi fiocchi in ogni dove, fiocchi sulle camicie, fiocchi sulle maglie, fiocchi sulle gonne, fiocchi in testa, sciarpine con fiocco, insomma fiocchi in pondo coio coio. Se avete sciarpe, cose per i capelli, fasce per i capelli con fiocchi, non buttatele via, perché primavera e estate le potrete sfoggiare alla grande. E quindi camicetta con questa gonna portata come vestito, e poi nelle giornate un po' più fresche un evergreen, uno di quei capi sui quali decisamente potete investire se non l'avete già fatto, un bel trench color cammello che non passa mai di moda, che torna puntualmente e che quest'anno è perfetto per seguire il tema del beige e delle tinte naturali. Questo trench io l'ho preso, credo l'anno scorso, da Primark, quindi veramente minima spesa, massima resa. In questo momento ne trovate, credo, in vendita un po' ovunque. Se non ne possedete già uno, vi consiglio di investire su questo capo per l'inizio di primavera, perché lo sfrutterete tantissimo ed è perfetto appunto abbinato con i vari beige, marroni, bruciati, perché è proprio la morte sua. Il secondo outfit che ho messo insieme prevede nuovamente una gonna, e quindi secondo me un buon modo per incorporare il trend dei colori neutri e dei colori della terra è quello di scegliere una gonna o dei pantaloni. Questa volta però una tonalità diversa di beige, quasi più tendente al marrone, e tutto un altro genere di tessuto, molto molto più morbido, molto più leggero, è una sorta di raso, perfetto appunto per la primavera inoltrata, con un leggero spacco laterale che lo rende un po' più sexy, e poi track il suo bel fiocco in vita, per riprendere anche un po' il tema del fiocco. Fiocco, mi sono entusiasmata. E, mi piace molto questa gonna, l'ho presa su ASOS ed è uno dei pochissimi nuovi acquisti per la primavera che ho fatto per il momento, e ho pensato che un ottimo modo per indossarla fosse abbinata con un top molto semplice, di nuovo chiaro. Questo l'ho preso da H&M ed è un top in cotone rigato, di quelli semplici semplici, credo addirittura della linea Basic, non vorrei sbagliare, però minima spesa, massima resa anche in questo caso, che incorpora un altro trend, proprio come la camicetta di prima, la manichina sbuffo, questa volta un po' più sexy perché ha una bella scollatura. Questo me l'avrete visto indossare 1,5 miliardi di volte, perché l'ho già messo un botto, manichina a 3/4, e trovo che appunto, essendo molto attillato, sia perfetto da indossare invece con una gonna più flowy, più morbida, mantenendo però questo vibe neutro, delicato, casual, ma con un certo stile. E poi ho selezionato un ultimo outfit per questa categoria, che è quella che, ve lo dico proprio onestamente, mi ha entusiasmato maggiormente e per la quale avevo già a disposizione un gran numero di capi. L'ultimo outfit invece prevede dei pantaloni, questa volta in una tonalità più sul marrone bruciato. Questi li ho presi di nuovo da H&M qualche mese fa, pantaloni morbidi con la piega sul davanti, ma comunque in questo stile un po' più rilassato, che io ho pensato di abbinare, mantenendo appunto il vibe casual, relaxed e altre parole inglesi che facciano figo, con questa camiciona che ho preso da Zara, che ho messo tantissimo con i blazer e con i leggings fino ad ora, ma che trovo si presti molto bene anche ad essere indossata con dei pantaloni un po' più morbidi, appunto per questo mood rilassato, l'ho già detto 100 volte. E poi, se fa freschino, sopra ci potete mettere un bel cardigan. Io a portata di mano avevo questo, che ho preso sempre da Zara come la camiciona, e che ho indossato tantissimo e che è la morte sua, proprio con i pantaloni di H&M. Adesso passiamo invece a alcuni dei trend che per me sono dei no giganteschi, di quelli che quando li ho visti comparire nella mia ricerca ho detto: oh Maria Santa, dimmi che non è vero, ti prego no, questa roba è inguardabile. Il
primo dei miei grandissimi no è uno di quei capi che mi terrorizza solo al pensiero, ovvero i pantaloni da ciclista. Vogliamo parlare dei pantaloni da ciclista? Dobbiamo parlare dei pantaloni da ciclista perché a tutti gli effetti compaiono fra i trend della nuova stagione. Ovunque io abbia fatto ricerche, in tutti i siti che ho consultato, eccoli lì, sti pantaloni da ciclista, un po' in tutte le salse, sia abbinati in modo, come ci si aspetterebbe, un po' più sporty, un po' più sportivo, ma anche, Dio mio aiutami, con i blazer, con i tacchi, in modo elegante. Ora, partiamo dal presupposto che quei pantaloni lì da ciclista te li puoi mettere solo se sei la Ferragni o una modella taglia 38, perché sennò sembri un insaccato. Non voglio neanche immaginare come starebbero a me, perché mi viene la pelle d'oca solo al pensiero. Dopodiché, se sei la Ferragni o se sei una modella, ci può anche stare, se siete molto magre, magari scegliendo non proprio quelli attillati in lurex, perché ho visto anche quelli sulle passerelle, magari una versione un po' più elegante per quanto possibile, con un blazer e dei... No, non ce la faccio, ragazzi, no. I pantaloni da ciclista non ce la faccio. Quelli per me sono un grandissimo no. A braccetto, con un altro trend che ci portiamo, secondo me, se non sbaglio, già dall'anno scorso, il marsupio. Quella, un po' la panariello per chi è vecchio come... Sì, è il marsupio! Il marsupio anni 80, quello che i nostri papà portavano quando si andava in viaggio. Il mio non l'ha mai portato perché non era il genere suo, però nel mio immaginario il marsupio è quella roba lì. Il marsupio sulle passerelle in ogni salsa, addirittura borse grosse così portate come marsupio, che se uno già minimo c'ha un pelo de panza e due fianchi, così ciao, la donna cannone. Ovviamente se invece uno è la Ferragni o la modella di riferimento, ti puoi mettere anche un pallone aerostatico e stai bene, ma siamo oneste, quanti di noi possono permettersi, proprio in tutta onestà, di andare in giro con una borsa grossa così piazzata sulla panza? Io sicuramente no. Dopodiché, a differenza del pantalone da ciclista che no, il marsupio o certi marsupi che ho visto non mi fanno proprio venire la nausea. L'unica cosa è che so che non posso permettermeli io, o perlomeno per il momento non mi sento pronta. Quelli più piccolini, ne ho visti certi, se non sbaglio, di Gucci, adesso per dire un nome, ma forse li hanno fatti anche H&M e Zara, per dire. Però quelli un po' più piccolini di pelle, magari ci può anche stare. Quelli portati crossbody così di traverso, magari ci può anche stare. Però onestamente è uno di quei trend che difficilmente abbraccerò. Spostandoci invece a un'altra tendenza di quelle che appena l'ho visto mi si sono illuminati gli occhioni, ho detto vai, questa mi piace tantissimo. Il colore giallo, il colore senape, non se ne vanno ma ritornano full effect nei nostri guardaroba per la primavera e l'estate, e nel mio, che ci sono già, restano lì belli belli con la sensazione, tanto li avrei messi comunque, sappiatelo, però con la sensazione di mettere una roba che mi piace ma che posso anche fare una figa, perché è un po' la tendenza dell'anno, che l'anno scorso l'avrei fatto senza saperlo e quest'anno lo farò con questa consapevolezza in più. Il giallo, un colore che mi piace tantissimo da anni, negli ultimi mesi poi ancora di più, soprattutto il senape, avrete visto che è comparso nei miei video dei prodotti preferiti del mese con una certa regolarità, ma anche il giallo in sé. Ho messo insieme due outfit abbastanza casual che vi permetteranno di incorporare il giallo di tendenza, creando appunto degli outfit mettibili tutti i giorni. Il primo prevede una gonna gialla che io avevo in guardaroba da almeno 4-5 anni e che ho messo puntualmente tutte le estati. Una gonna semplice, svasata, che permette di abbracciare questo trend in modo molto casual e facilmente portabile nel quotidiano, che io ho pensato di abbinare con una semplicissima t-shirt con un motivo giallo che riprenda un po' il tema. Bianco e giallo e nero sono colori che vanno molto molto bene insieme, quindi mi sembrava perfetta. E poi di nuovo per le giornate un po' più fresche, per l'inizio di primavera, perché non buttarci il carico da 90 con un bel cardigan giallo. Questo anche è dell'anno scorso, è un cardigan di quelli
puffosi, di quelli che ti avvolgono, quelli che io chiamo i chunky cardigan, però non è invernale, pur essendo di questa lanetta, perché è super leggero e poi con sotto una t-shirt veramente la mattina in primavera si può indossare tranquillamente. Ma sono certa che di cardigan gialli ne troverete a bizzeffe per la nuova stagione, perché appunto è uno dei trend. Se poi vogliamo essere proprio più specifici, più dettagliati, mi sembra di capire che il giallo che più sarà di tendenza è un po' quella via di mezzo tra il giallo limone e il senape, diciamo il giallo banana. Banana, che mi piace anche tantissimo perché appunto si avvicina di più al senape. E per seguire questo trend del giallo banana ho messo insieme il mio secondo outfit, che prevede cardiganino, questa volta un po' più fitted, un po' più strettino, un po' più corto. Questo ce l'ho credo da, potrebbero essere 10 anni, ed estate puntualmente lo metto ed in primavera puntualmente lo metto perché lo adoro, infatti sta quasi per abbandonarci, che ho pensato di abbinare questa volta non con una gonna ma con dei pantaloni. Questi li ho presi l'anno scorso da Zara nella stessa identica tonalità, quindi perfetti, un po' quell'effetto total yellow che a quanto pare va molto questa stagione. Questi sono un po' più cortini alla caviglia e quindi molto molto casual, di nuovo morbidi, come va abbastanza, come vi dicevo all'inizio, per i toni neutri va comunque questo stile rilassato. E ho dato un tocco in più incorporando un altro trend che mi piace un botto. I pois. Ragazze, tenetevi pronte. Quest'anno, questa primavera estate, pois all over. Pallini everywhere. Ora, è un tipo di stampa che mi piace tantissimo, anche se ad essere onesta non ho tantissimi capi già a disposizione nell'armadio. Questo però ce l'avevo, l'ho comprato qualche anno fa ed è una semplicissima canottiera bianca a pois neri che secondo me è perfetta abbinata con il mio look total yellow, pantalone e cardigan, perché gli dà un tocco molto fresco, molto giovane, molto casual e mi piace tantissimo. Poi con sotto delle Converse secondo me a morte sua. Un altro capo che avevo già nell'armadio e che quest'anno mi tornerà utilissimo se voglio mantenere questa roba del seguire le tendenze di stagione, questa gonna a pois blu. Tra l'altro ve la butto lì, nelle mie ricerche è venuto fuori che il blu in tutte le sue sfumature, azzurro, blu elettrico, insomma il blu sarà abbastanza di moda e quindi questa mi cade a fagiolo. Una gonna vintage che mi ha passato mia madre, che credo indossava già negli anni 70-80, una gonna svasata a portafoglio, molto molto leggera, molto flowy, quindi in perfetta sintonia anche con altri trend di questo momento, che secondo me è perfetta indossata con un top bianco, ma nello specifico ho selezionato questo top con inserti all'uncinetto perché, udite udite, l'uncinetto è un'altra delle tendenze per la primavera estate, una di quelle tendenze che le ho guardate un po' così come la mucca che guarda il treno dicendomi ma non lo so, perché quello che ho visto sulle passerelle nella mia appunto ricerca sono principalmente vestiti anche abbastanza importanti, vistosi, tipo centrino della nonna buttato addosso o in alternativa abito da spiaggia con sotto il costume da bagno, che non mi ci vedo proprio girare per il paesello tutta ricoperta di macramè. Però questo è un buon modo di avvicinarsi a una tendenza senza abbracciarla fino in fondo, un top tutto sommato abbastanza semplice con inserti crochet, inserti all'uncinetto, abbinato appunto con questa gonna a ruota a portafoglio e poi nelle giornate un po' più fresche cardiganino in tinta sopra a morte sua. Per abbracciare invece un po' più a fondo questa tendenza del pois, che tutto sommato quando l'ho vista mi ha conquistata fin da subito, ho fatto il secondo ed unico, non è più unico perché è il secondo comunque, il secondo acquisto nuovo per la stagione, che è questo abitino molto molto leggero che ho preso su ASOS ma è di Vero Moda, bianco a pois neri con anche dei piccoli pois rosa. Mi piace moltissimo il taglio perché è un taglio un po' diverso dal solito, ha questo collo leggermente rialzato con delle manichine larghe ma poi con l'elastichino al fondo, quindi non proprio manichine a sbuffo, manichine particolari,
poi un po' più stretto qui sulla vita e leggermente più morbido sui fianchi, la lunghezza è quella midi e secondo me la morte sua è indossato con sopra un bel giubbottino di pelle che gli dia un po' più di grinta, magari una bella cintura nera e degli stivaletti per renderlo un po' più aggressivo. Se invece volete renderlo un po' più elegante, perché no, potete metterci sopra un blazer, forse. Io me lo vedo meglio con qualcosa di un po' più corto perché ha questa linea abbastanza pulita. Adesso facciamo ancora un breve sono diventata improvvisamente cinese, perché? Non lo so. Facciamo un breve Voglio dire, parliamo un attimo ancora di quelli che secondo me sono trend, che proprio anche no, che ho individuato nella mia ricerca, il tie-dye. Mi metto, come ho fatto anche prima, delle immagini. Questo è il tie-dye, quella roba un po' anni 70 che si faceva anche a casa quando con la maglietta, insomma. Mi sono spiegata benissimo, come al solito. Quella roba lì a me no. Cioè non riesco a immaginare di poterla abbracciare serenamente. Non riesco a immaginare di introdurre nei miei outfit dei pezzi tie-dye. Un altro trend che mi perplime un po', che mi lascia un po' così con un gran punto di domanda sulla testa, sono i colori neon, che a quanto pare quest'anno saranno di gran moda. C'è un punto interrogativo, perché alla fine non è uno di quei trend che proprio dico no, ma al tempo stesso non riesco ancora a mettere bene a fuoco come potrei incorporarlo nel mio guardaroba. Me lo vedo meglio sull'estate sicuramente rispetto alla primavera, e magari abbinato con dei colori tipo con un nero o con un bianco, insomma dei colori basic, forse ci potrebbe anche stare. Invece per me di nuovo un grandissimo no, frange e piume. Una profusione di frange e piume che manco al Moulin Rouge. Non so se avete visto sulle passerelle, gonne tutte di frange che manco Buffalo Bill. Abiti coperti di piume, ecco, quella roba lì secondo me è proprio difficile da trasportare nella vita di tutti i giorni. Cioè vi immaginate che uno arriva in ufficio coperto di piume, cioè che manco una gallina sovrappeso, ma dov'hai? Stessa cosa, una sfavilla di frange che si muovono così tipo il Cookie Monster per l'ufficio. Ecco, quella roba lì la vedo un po' difficile da mettere, da trasportare nella vita di tutti i giorni, e quindi per me credo che così sulla carta a priori è un bel no. Quello che invece secondo me si può abbracciare ma con un minimo di distacco sono le ruffle, come si dice, le balze, chiamiamole così, che a piccole dosi ci può stare. Io per esempio in estate amo molto quei top con le spalle scese e una balzina qua sul davanti, la gonna con magari una leggera balza al fondo, insomma a piccole dosi ci può stare. In realtà sulle passerelle ho visto delle robe che voi umani non potete immaginare, esplosioni di balze, raffo un po' ovunque, modelle che sembrano dei bomboloni ricoperti di panna, dei babà giganti. Ecco, di nuovo quella roba lì portata all'eccesso non la vedo proprio fattibilissima, ma due o tre rouge qua e là ce le possiamo anche permettere. E direi che questo conclude un po' la mia overview, diciamo parole a caso in lingua straniera che fa sempre figo, questo conclude un po' la mia panoramica dei trend per la primavera estate 2019, o perlomeno quelli che mi sono risultati più evidenti dalle mie ricerche. Fatemi sapere quali tendenze sono più nelle vostre corde e vi hanno entusiasmato, quelle che invece anche per voi è un grandissimo no. E se volete maggiori informazioni sui capi che vi ho mostrato all'interno di questo video, trovate tutti i link che sono riuscito a reperire sul mio blog. Il link al post dedicato lo trovate, ve lo ripeto ancora una volta, nella info box qui sotto il video, cliccando su mostra di più oppure cliccando sulla i che vedete qui sopra la mia testolina santa.
Spero anche che questo video in qualche modo vi sia piaciuto, che vi sia stato utile, insomma, che vi siate divertiti a trascorrere questo periodo di tempo con me a disquisire di massimi sistemi e di alta moda come se sapessimo quello di cui stiamo parlando, cosa che assolutamente non è così. Se però il video vi è piaciuto, io vi invito a cliccare mi piace in modo che io possa saperlo, e se non l'avete ancora fatto, chiaramente, iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video. Per oggi non c'è altro, un bacio gigante, buona primavera e noi ci vediamo alla prossima, ciao!